Come quattro musicisti che si sono incontrati nel mezzo di una selva oscura e suonano della musica. Beh, sicuramente Luca Alberto hanno portato una pompa notevole ai pezzi, cioè un'energia, una massa sonora totalmente inedita. A me piace molto, sapete cosa? Il fatto che quando Alberto e Luca suonano con me Liviano, viene fuori il loro lato ironico e divertito più di quanto non venga fuori con i Verdena, e questo perché secondo me è un po' lo spirito dei Jennifer, e loro stanno al gioco, e questo è positivo. Il loro apporto è sicuramente l'apporto di due musicisti della Madonna che suonano con il loro temperamento, che è quello di essere molto muscolari ed energici. Ed è una cosa che si sposa bene con la stortezza dei pezzi dei Jennifer. Cioè potenza e precisione misto a stortezza è una formula che funziona. Come Melvin o altre band del genere. Per i Jennifer ti posso dire che Sub Pop ci ha contattati dopo tre dischi che avevamo già autoprodotti. Ci hanno chiesto se eravamo interessati a un contratto con loro, e noi ovviamente abbiamo risposto sì, perché dopo anni di autoproduzione in Italia con etichette che ammiccavano ma non concludevano un cazzo, abbiamo detto sì. Avevamo un mezzo disco per le mani al momento del contratto, abbiamo chiuso valendoli, l'abbiamo consegnato, non hanno fatto altro che metterlo in stampa e venderlo, e anche per The Midnight Room eccetera. Non ci hanno mai chiesto di apportare modifiche, ci hanno preso per quello che eravamo, e così rimane tuttora. Poi, per quanto riguarda i Verdena, passo la parola ad Alberto. Magari dopo tre anni che non fai un disco, insomma, reclamano il disco, però per il resto è tutta farina del nostro sacco. Scrotale. E una volta ci hanno imposto di andare a suonare a Sonic a MTV, però vabbè, era una data e non volevamo farla perché ci chiedevano di fare soltanto il singolo, insomma. Però vabbè, poi abbiamo accettato. È stata l'unica volta che c'è stata, ma sto parlando del 99, ci hanno chiesto piangendo di andare a suonare sto cazzo di Sonic, non mi ricordo come si chiamava. Silvestrini forse c'era. Non abbiamo pensato di questo. Però sto lavorando a un disco di cover dove ho coinvolto Alberto, Luca e Roberta come backing band per un pezzo per una cover dove canto io. Però è abbastanza top secret la cosa. In realtà, come Jennifer Gentle, con questa formazione non abbiamo pianificato di registrare niente. Se capiterà con la stessa naturalezza che ci ha portato sui palchi insieme, si vedrà. Però non abbiamo neanche poi mai parlato di una cosa del genere. Secondo me il pubblico italiano è il più insicuro di tutti i pubblici, quindi tanto vale farsi i cazzi propri, nel senso che non è un pubblico che, secondo me è un pubblico che si sa divertire, un pubblico ma un po' timorato, questo ti posso dire. Che poi Jennifer Gentle siano fatti a misura per il gusto dell'intelligenza italiana, ti dico no, però io vedo che la gente si diverte, quella che c'è. Quella che non c'è, non c'è. Però quella che c'è si diverte, non sono milioni di persone, ma si divertono. E io parlo per me, faccio quello che mi piace, indubbiamente. Io credo che ci sia un po' di scetticismo, ma in generale non nei confronti dei Jennifer. C'è uno scetticismo dato dal fatto che la musica non riveste un ruolo chiave nella vita di ognuno, ma c'è una differenza tra il pubblico inglese, americano e italiano, però ci divertiamo anche in Italia, cioè il pubblico che viene alle date si diverte tanto quanto. Poi a livello di esposizione mediatica è diverso, però fa parte del trend italiano, che è fatto di rimasticamenti di altre cose provenienti e di mode provenienti da altri paesi ed anche da altre decadi, se parliamo di calendario. Tutto qua, basta.
Questo puretto fatto di LSD che distrugge tutto, ma è bello così.